genialissimo qui a Modica, nei campi del Tennis Club Modica, incontrata Musebbi del Memorial di Tommasi. Un Memorial aggiunto ormai alla 29esima edizione, ha raggiunto una grande maturità e sicuramente si pone come uno dei migliori tornei di tennis della provincia, con un monte premi di 1500 euro. La finale di oggi sarà tra la sorpresa di Alessandro Ingarau, 15enne, che si incontrerà con un super campione, con Ettore Zito, che l'anno scorso è stato il vincitore del torneo. Una finale strana, anche come hanno detto i giocatori, perché sia Ingarau che Zito sono membri dello stesso club, del Match Ball di Siracusa, si conoscono da tanto tempo, quindi avranno questa sorta di rispetto l'uno con l'altro, anche se lo stesso Zito, che sicuramente è il favorito, ha confermato che la sua sarà una giocata per vincere, per assegnarsi il trofeo finale. La finalissima la farai con un quindicenne adesso, sì, no? Sì, la finale sarà con Alessandro Ingarau, che è il mio compagno di club. Sì. Sarà un po' strano, perché ovviamente quando giochi con una persona che conosci da un po' di tempo, che hai cresciuto, è sempre una partita particolare. Però ma ci sarà ti controllerai nei colpi perché è un ragazzo, perché lo conosci, oppure andrai, qual è l'atteggiamento mentale? No, l'atteggiamento ovviamente come è giusto che sia, è quello di giocarsela al massimo, perché anche per il rispetto dell'avversario penso che sia giusto giocare sfruttando il proprio potenziale. Allora, Alessandro Ingarau, tu sei arrivato in finale, sei un po' la sorpresa del torneo, hai 15 anni. Come ci sei arrivato? È stato difficile? Adesso noi stiamo facendo un'intervista prima della finale, cosa ti aspetti da questa finale? Beh, sinceramente arrivare qua per me è un grandissimo traguardo. Sì, non me l'aspettavo, perché prima di questo torneo sono stato fermo una settimana per problemi alla schiena. Però devo dire che quando entro in campo non ho la volontà di fermarmi, e quindi avendo qualunque problema non ho problemi di... Lo dimentichi? Non lo dimentico. È stato difficile arrivare fin qui? Beh, sinceramente non me lo aspettavo, perché ho battuto tutti i miei colleghi di... Magari più quotati, sì. Più forte. Ho battuto un 2-8, un 2-7, un 2-6 e non... E di regola non dovrei battere. Adesso tra qualche minuto ci sarà la finale. Sì. Pensi sarà complicata, sarà difficile? Certo, Ettore ce lo conosco da 3 anni, da quando è che giochiamo insieme. Per me giocare con lui è un allenamento, mi divertirò sicuramente. Finale della 29esima edizione del Memorial di Tommasi. Vi ringrazio intanto della vostra presenza a nome del nostro club, il Tennis Club Modi, il nostro presidente Peppe Rizza. E diamo avvio alla finale, che si giocherà tra Ettore Zito e Alessandro Ingarau. Allora, Dario Mallia, maestro nazionale e responsabile della scuola tennis del TC Club Modica. Questa è la 29esima edizione di questo Memorial di Tommasi. Oggi ultima giornata, un piccolo riassunto di questa edizione, com'è andata? Allora, l'edizione è stata molto molto avvincente, con partite di altissimo livello soprattutto nelle ultime fasi, e bisogna dire che abbiamo avuto ben 85 iscritti, con 25 terza categoria e ben 12 seconda categoria, tra cui la prima testa di serie è stata Eros Singo, che purtroppo ha dato forfè per motivi di salute, un vero peccato per l'andazzo del torneo, però ha compensato Ettore Zito, che oggi giocherà appunto la finale contro il giovanissimo Alessandro Ingarau, vera sorpresa del torneo, e che ha deliziato il pubblico presente con bellissime partite. Ha battuto Stefano Messina, ha battuto 2-7, un 2-6 proveniente da Palermo, Ignazio D'Amico, e meritatamente si è guadagnato la finale, anche se per merito del forfè di Siringo, però ha meritato lui. Senti, questo è un torneo importante in provincia, no? Forse il più antico, uno dei più antichi, che ha un monte premi notevole, 1500 euro. Sì. Ecco, è difficile organizzare un torneo del genere? Assolutamente sì, perché noi nel corso degli anni siamo riusciti a migliorare la qualità del torneo, sia sotto l'aspetto qualitativo dei giocatori in campo, dove ricordo che fino a 2 anni fa abbiamo avuto una bellissima finale tra Salvo Caruso, attuale 490 del mondo, ma che ricordiamo è stato anche 350,
E dicevo appunto, la qualità del torneo è stata sempre molto alta perché abbiamo unito sia l'aspetto prettamente tecnico dei giocatori in campo, della qualità dei tennisti, e sia unito alla qualità del cibo, del territorio, chi è venuto da fuori veramente si è sempre trovato bene. Quindi un pacchetto completo turismo. Senti, i programmi del Tennis Club per il prossimo anno? Ma sicuramente abbiamo la volontà di continuare a migliorare la qualità della scuola tennis, che è da me diretta, e, diciamo che dove sono supportato ottimamente da Ivan Cappello e Franco Galotto come istruttori di primo grado, che stanno per diventare istruttori di secondo livello. E sicuramente abbiamo l'obiettivo di far crescere anche le nostre squadre. Nel 2014, quest'anno, abbiamo raggiunto la matematica salvezza con la Serie C maschile, per noi risultato veramente di alto livello, visto che siamo una piccola, tra virgolette piccola, squadra, e siamo riusciti addirittura a essere promossi dalla Serie B invernale alla Serie A, quindi il massimo campionato regionale invernale. Quindi anche lì sono risultati che danno lustro al nostro club, ricordando sempre che abbiamo mezzi molto limitati sia dal punto di vista economico che dal punto di vista delle persone, ma la qualità anche non solo tecnica, dal punto di vista tennistico, anche morale dei nostri giocatori, ci dà modo di dare sempre il massimo in campo, e questa è la cosa più importante. E allora l'obiettivo sportivo del 2014-2015, Serie B, cosa abbiamo davanti? Allora, direi che se riusciamo a mantenere la Serie C è sempre per noi un grandissimo risultato, visto che i mezzi sono quelli che sono. Speriamo di riuscire a confermare questo risultato, e di mantenere la Serie A sarebbe, parliamo di quella invernale, sarebbe già un successo. Non sarà facile comunque.